La CNA di Ferrara vuole essere protagonista dello sviluppo del territorio. Lo ha spiegato in conferenza stampa Davide Bellotti, eletto nuovo presidente provinciale della Confederazione lo scorso 11 maggio. Per farlo intende presentare dei progetti integrati che rilancino i settori cruciali dell'economia del territorio, sul modello di quanto è stato fatto sulla costa dei Lidi e sul Delta per rilanciare il turismo. Obiettivo? Rinsaldare la collaborazione tra imprenditorialità privata e istituzioni pubbliche. Noi questa operazione la possiamo fare con tutto il nostro impegno, con tutta la nostra abilità. C'è un orgoglio da questo punto di vista, le nostre imprese sono molto importanti e ce la possono fare, ma è evidente che devono essere parte attiva nelle decisioni economiche del nostro territorio. Non possiamo entrare ed essere chiamati a intervenire a posteriori delle decisioni. Proprio perché riconosciamo assolutamente il ruolo della politica in un ruolo di equità sociale, quindi di capire come distribuirla. Però è evidente che le competenze specifiche su quello che è il mercato e su quello che sono la conoscenza delle nostre imprese, a che livello abbiamo, la possiamo avere solo noi. L'incontro con la stampa è stato l'occasione per presentare la nuova presidenza eletta dall'assemblea quadriennale dello scorso 11 maggio, composta, oltre che dallo stesso Bellotti, dai vicepresidenti Roberto Bonora, Federica Bordin, che non ha potuto essere presente, Matteo Fabbri, Claudio Marzole e Alberto Minarelli, con la conferma del direttore provinciale Diego Benatti. E proprio Benatti ha ricordato che nel settore della piccola impresa si rilevano tracce di ripresa dell'occupazione, più 3% dal 2016 al 2017 nelle oltre 800 imprese monitorate da CNA. Insomma, gli imprenditori ferraresi hanno valori importanti da trasmettere. Penso che il rinnovo degli organismi dirigenti della nostra associazione abbia dimostrato, anche con questa conferenza stampa, che c'è a Ferrara una classe imprenditoriale all'altezza delle sfide dello sviluppo di questo territorio, degli imprenditori che vogliono mettersi in gioco, degli imprenditori e delle imprenditrici che vogliono mettersi in gioco, investire. E per fare questo però hanno bisogno di un ambiente favorevole, di un ambiente favorevole allo sviluppo e di un ambiente favorevole alle imprese. I ragazzi dell'Ipsia Ercole Primo d'Este di Ferrara hanno potuto partecipare agli stage in azienda previsti dal progetto di alternanza scuola-lavoro intrapreso dall'Istituto con CNA e 11 aziende associate dei settori impianti elettrici e autoriparazione. Gli studenti possono toccare con mano in questo modo cosa sia un'impresa, l'impegno che comporta tenerla in piedi, spiega Manuele Marani, titolare dell'omonima azienda di impianti elettrici ad Ogato. Vogliamo favorire le occasioni di incontro tra mondo della scuola e mondo del lavoro, ha spiegato Silvia Merli, referente per CNA dei rapporti con il mondo della scuola. In occasione della 30ª edizione del Ferrara Basket Festival, che si svolgerà dal 19 agosto al 27 agosto 2017, è previsto lo svolgimento dell'8ª edizione della Mostra Mercato degli Artisti Artigiani Itineranti. La partecipazione è aperta esclusivamente alle aziende di produzione artigiana associate alla CNA di Ferrara. La candidatura per la partecipazione deve pervenire all'organizzazione della Mostra Mercato degli Artisti Artigiani Itineranti presso CNA Ferrara in via Caldirolo 84 entro il 12 giugno 2017. We'll be right back.